Buonasera a tutti, ecco, ci siamo appena connessi facendo una prova tecnica prima delle slide. Allora, eccoci con il dottor Gianmarco Biancalani. Siamo al secondo webinar informativo organizzato da COSEP e da Colibrì, centro clinico, in collaborazione oggi appunto con il dottor Gianmarco Biancalani. Scusami. Lui è uno psicologo ed è in formazione come psicoterapeuta presso la scuola di specializzazione in psicodramma classico di Giovanni Boria. È anche borsista di ricerca presso l'Università di Padova con il progetto europeo Death Education for Palliative Psychology, un progetto di sensibilizzazione alla death education e alla psicologia palliativa. Inoltre frequenta il Master in Death Studies and End of Life della professoressa Ines Testoni. Abbiamo il piacere oggi di averlo qui e ci parlerà un po' di Death Education, come sfida dell'età evolutiva. Lascio la parola a lui. Poi se avete delle domande, potete sulla vostra destra intanto farle anche, risponderemo alla fine, proveremo a rispondere per quanto possibile, ecco. Quindi avete possibilità di scriverle. Detto questo, prego Gianmarco. Grazie, grazie Salvo, grazie a voi che ci state vedendo. Parto mostrando la prima slide. Ecco, già il titolo di questa presentazione è esemplificativo, ossia la sfida dell'età evolutiva. Infatti parlare di morte già è difficile e lo è ancora di più quando si va a trattare questo argomento in una fascia di età così delicata. Innanzitutto è fondamentale per comprendere bene che cosa sia la Death Education parlare della storia. La Death Education nasce grazie a un movimento, quello del Death Awareness, che appunto si muove negli Stati Uniti negli anni 60-70 con un obiettivo principale, quello di gestire l'ansia di morte, la death anxiety, semplicemente, tra virgolette, con le proprie risorse cognitive. Infatti, le persone, quando si trovano di fronte a quegli episodi nella vita quotidiana, detti di mortality salience, ossia di salienza riguardante la morte, reagiscono molto spesso manifestando ansia. Questo proprio perché la persona non ha quelle capacità necessarie per affrontarli come si deve. Un episodio di mortality salience è appunto un episodio in cui la persona vive o anche solo affronta il tema della morte e del morire, e può andare sia da semplicemente discorso di morte tra amici a una gestione di un lutto, quindi da trovarsi faccia a faccia con la morte. Uno dei primi, se non il primo fondatore, è Hermann Pfeffel, che appunto ha scritto un importantissimo libro, The Meaning of Death, e è proprio stato il pioniere di questo movimento, che appunto lui era dell'University of Southern California. Vi lascio anche in queste slide altri libri di riferimento che per ogni autore che vedremo adesso saranno importanti. Segue la grandissima Cecily Saunders, che è la fondatrice del modello palliativo. Lei ha fondato nel 1967 negli UK, in Inghilterra, il St. Christopher's Hospice, quindi è la fondatrice del movimento degli hospice. Gli hospice sono, per chi non lo sapesse, quelle strutture che accolgono i malati terminali e quindi danno dignità al fine vita della persona, che è comunque un momento importantissimo. Abbiamo poi Hannelore Voss, anche lei dell'Università della Florida, anche lei statunitense, la quale è stata la fondatrice del journal Death Education, ora Death Studies, un giornale importantissimo per chi fa ricerche su questi temi, insieme anche a Omega. In tempi più recenti abbiamo invece Eileen Knope, psicologa dell'età evolutiva, esperta di gestione della morte online, quindi tramite counseling e insomma discussioni online riguardo la morte, e Robert Niemeyer, un luminare direttore del Portland Institute for Loss and Transition, che è uno veramente dei più grandi attualmente,
che aiuta la gestione del lutto, ha scritto tantissimi libri, ha pubblicato tantissimi articoli impattati su riviste scientifiche. Per quanto riguarda invece il panorama italiano, abbiamo appunto la professoressa Ines Testoni, che insegna appunto presso l'Università degli Studi di Padova due corsi importantissimi per chi affronta e vuole affrontare da un punto di vista psicologico che cosa sia la morte e come essere educati a questo tema. Dal 2011 insegna l'unico corso in Italia riguardante questi temi a livello universitario, che è Psicologia delle relazioni fine vita, perdita e morte. E sempre presso l'Università degli Studi di Padova è direttrice anche del Master in Death Studies and the End of Life, anche questo l'unico, se non uno dei pochissimi in Italia, che parla di morte e di fine vita e forma non solo psicologi, ma anche medici, infermieri, che comunque hanno a che fare con pazienti terminali. La mia relazione si basa principalmente su questi quattro libri più gli articoli scientifici che verranno presentati. Sono quattro, sono editi, hanno come autore la professoressa Testoni e affrontano vari aspetti della morte. Il primo, dopo la notizia peggiore, si concentra principalmente sull'elaborazione della morte. L'ultima nascita, invece, per chi fosse interessato, è il manuale principale in Italia che parla di che cos'è la death education. Quindi possiamo dire il libro cardine per questo argomento. Poi abbiamo Non ho più paura, che parla specificatamente di un percorso di death education con i bambini. E infine un altro libro fondamentale per questo tema è Psicologia palliativa, ossia quel ramo della psicologia che sta nascendo oggi, si sta sviluppando oggi in Italia, che tratta appunto, come dice il titolo stesso, dell'ultimo compito evolutivo. L'ultimo compito evolutivo è quello di accompagnare coscientemente una persona alla morte, dando la dignità necessaria, perché dovrebbe sempre essere così, anche se purtroppo ci sono dei deficit abbastanza grossi. Arriviamo invece al vivo della mia relazione. La necessità di una death education. Su quali problemi si fonda la death education? Innanzitutto c'è la mancanza sociale di un linguaggio condiviso per parlare di morte. Non si parla più di morte e anche quando se ne parla non sappiamo come parlarne. Non sappiamo come rivolgerci all'altro. Molto spesso anche quando capita un lutto non sappiamo se questa cosa si può chiedere, come chiederla, come rapportarci, o anche solo se semplicemente possiamo presentarci a casa della persona, quanto vicino gli possiamo stare. Ecco, manca proprio quello che forse in passato c'era, in particolare nelle piccole comunità cittadine e di paese, in cui ci si confrontava di più su questo argomento. Infatti, nel giorno d'oggi viviamo una fortissima censura della morte non se ne parla, anzi, di morte si tende a evitare perché molto spesso è associata all'invecchiamento. Viviamo in una società dove l'estetica è alla base di tutto, dove invecchiare è un gravissimo problema, la chirurgia estetica sta prendendo sempre più piede e quindi chi non vuole invecchiare non vuole neanche morire. Quindi la morte viene aggirata non solo direttamente non parlandone, ma anche con meccanismi laterali. E quindi si ha la necessità di offrire alle persone quegli schemi mentali che gli aiutino anche a fronteggiare le condizioni di dolore, appunto, come dicevo prima, per la gestione di un lutto, di una perdita o l'accompagnamento stesso al morire. Quindi bisogna riportare le persone a riavere quelle abilità, quelle capacità per far sì che loro fronteggino queste situazioni quando vi si troveranno davanti. È fondamentale il ruolo della psicologia. La psicologia come disciplina interdisciplinare ha il ruolo fondamentale di inserirsi laddove può migliorare le condizioni che molto spesso sono, o meglio, vengono ritenute principe di altre materie. L'accompagnamento al morire magari è sempre stato visto
come tipico di una medicina palliativa, non si è mai pensato al ruolo importante e fondamentale che lo psicologo possa avere in questo caso. C'è assolutamente in realtà un supporto psicologico a queste persone, però manca, come vedremo poi, una formazione adeguata per gli operatori sanitari sotto questo profilo. Che cos'è la Death Education? Spero che ve lo stiate chiedendo dall'inizio della mia relazione. Quindi, per Death Education si intende una varietà di attività educative ed esperienze che hanno ad oggetto il tema della morte e del morire. Si declina la Death Education sotto tre livelli di prevenzione: primaria, secondaria e terziaria. Per quanto riguarda la prevenzione primaria, questa si riferisce agli interventi di death education, quindi educativi nei confronti della morte, restiamo fedeli alla terminologia, quindi in cui si va a parlare di morte, nelle scuole, in determinati contesti, nelle comunità, prima di dover affrontare la morte stessa, ossia tra persone che non sono in lutto o anzi, come condizione specifica, non devono aver vissuto un lutto entro 2 anni, e quindi si discute della morte, se ne parla assieme e si va a comprendere le varie sfaccettature, le varie idee, con discussioni di gruppo, con caratteri esperienziali, che poi vi mostrerò quando parlerò delle ricerche che ho fatto. Poi abbiamo un livello secondario, ossia quando la Death Education si propone di intervenire dinanzi al morire, ossia quando c'è un lutto anticipatorio. La condizione di lutto anticipatorio viene vissuta dalle persone, quindi dal malato e dai suoi familiari, dalle persone care, quando il malato appunto riceve quella che in gergo tecnico viene chiamata breaking bad news, cioè la notizia infausta della sua morte. Quindi la Death Education come prevenzione secondaria ha come ruolo principale proprio quello di aiutare ad accompagnare la persona di fronte al suo ultimo, alla sua ultima tappa della vita. Poi infine abbiamo la Death Education come prevenzione terziaria. Quindi l'elaborazione in questo caso di un lutto, quando la perdita è già avvenuta, e far sì che il lutto si completi in maniera efficace e si prevenga quindi un lutto complicato e quindi un lutto prolungato o traumatico, a seconda appunto di come la morte della persona cara è successa. Su quale teoria si fonda la Death Education? È una teoria di Greenberg, Solomon e collaboratori, la Terror Management Theory, ossia la teoria della gestione del terrore. Quale terrore? Ovviamente il terrore che vi ho accennato prima, quando si parlava di episodi di mortality silence, ossia quella paura che si prova tutte le volte che ci troviamo di fronte alla morte, sia quando ne siamo faccia a faccia, sia anche semplicemente quando ne sentiamo parlare. Quindi questi studiosi si sono resi conto che è innata, ci sono delle risposte innate delle persone quando ci si trova a parlare della morte. Quindi questa teoria nasce su un problema fondamentale, ossia come fa l'uomo a gestire la paura della morte? Ci sono vari livelli che vedremo appunto nella prossima slide, che riguardano sia una negazione della morte, sia l'autostima, sia la cultural worldviews, cioè la cultura intesa in senso lato. Negazione della morte come anxiety buffer, come vedremo poi, anxiety buffer significa tampone dell'ansia. Ossia, tutte queste strategie che qui vi accenno e che andremo a vedere poi più nel dettaglio, sono dei tamponi, quindi assorbono, attutiscono l'ansia che il terrore crea, che si crea quando si ha paura della morte. Eccoli qua.
Esistono appunto diversi livelli di questi di anxiety buffer, di questi tamponi dell'ansia. Quindi contestualizziamola appunto nella realtà, quando una persona parla di morte all'inizio si cerca rassicurazioni e distrazioni iniziali, quindi si cerca di non pensarci, non si pone il focus sull'argomento. Come invece secondo livello si generano quelli degli errori e delle distorsioni cognitive che proprio vanno a negare la morte, questo ci rassicura. Magari ci sentiamo invincibili, ci sentiamo immortali, no, ma la morte a me non toccherà mai, no, ma io non morirò. Sono tutte distorsioni cognitive che plasmano la nostra mente, quindi sono delle strategie che proprio riescono a distorcere il nostro pensiero e quindi a distrarci da una determinata ansia che ne deriverebbe. Come terzo livello, invece, abbiamo appunto la visione della cultura, quindi le convinzioni culturali, e l'autostima. Infatti, questi due sono dei fattori di protezione molto importanti, vengono chiamati in gergo tecnico difese distali e difese prossimali. Infatti, la cultura aiuta la gestione dell'ansia esistenziale poiché dà la possibilità alla persona di sentirsi parte nell'universo in cui vive proprio. Questo universo acquisisce un senso grazie proprio a come viene vista la realtà e come questa visione viene condivisa dalla comunità in cui si appartiene. L'autostima, inoltre, come è dimostrato anche da varie ricerche, ha un ruolo fondamentale. Una persona che è un membro di valore della propria comunità di appartenenza e quindi ha un alto livello di autostima, soffre meno di ansia di morte. Quali sono gli obiettivi della Death Education? Allora, innanzitutto la maturazione di un'idea adulta di morte, ossia, sia in particolare per il bambino, ma anche per l'adulto in sé, il comprendere che cosa sia la morte veramente. Certo, c'è assolutamente un margine di soggettività nella comprensione della morte, però come vedremo nella slide successiva, ci sono cinque fattori che stanno alla base di un'idea matura di morte. Poi sicuramente la riduzione dell'ansia e paura della morte. Può sembrare un controsenso, diciamo, io vado a parlare di morte, so che la morte genera ansia e paura perché me l'ha detto la Terror Management Theory, ma come fa allora la Death Education a ridurre l'ansia e la paura della morte? Lo fa perché chi è formato nell'attuare una Death Education e nel modo corretto sa come poter parlare di morte in modo tale che essa, questo concetto, venga rielaborato per, e passo al punto 3, sviluppare strategie di coping positivo rispetto alla mortality science. Cosa vuol dire strategie di coping positivo per chi magari non è del settore della psicologia? Sono delle strategie to cope vuol dire affrontare in inglese, quindi sono delle strategie che servono per affrontare positivamente gli episodi in cui si parla di morte. Quindi, di conseguenza, si avrà una maggiore consapevolezza perché non si andrà a negare la morte, non si avrà paura di affrontarla, quindi non ricorreremo a tutti quei meccanismi di anxiety buffer iniziali che distorcono la visione della morte. E inoltre si avrà una resilienza emotiva. Il concetto di resilienza è un concetto bellissimo. È un concetto che prende spunto dalla fisica, ossia un materiale resiliente è un materiale che se viene deformato, ad esempio, da un urto, poi ha la capacità di ritornare esattamente allo stato iniziale. Spero di averlo detto bene se c'è qualche fisico che mi sta guardando. Per quanto riguarda invece il concetto psicologico, quindi la trasposizione di questa parola a livello psicologico, avere una resilienza emotiva significa ritornare al proprio equilibrio di benessere psicologico qualora esso venga turbato.
Quindi aumentare la resilienza emotiva per quanto riguarda il discorso della Death Education, il compito della Death Education, significa far sì che le persone riescano a parlare di morte, magari vivano anche intense emozioni a causa di un lutto, di una perdita, però riescano sempre a ritornare al proprio equilibrio psicologico iniziale, ossia non ne vengano profondamente turbati a tal punto da esserne segnati per sempre. Come altro punto, appunto, abbiamo anche compassione, la maturazione di compassione ed empatia, due caratteristiche fondamentali, ossia di comprensione dell'altro e della propria, della visione della morte dell'altro. Infine, abbiamo sia la competenza nell'affrontare e nel risolvere i lutti, in quanto appunto, come abbiamo visto, la Death Education come prevenzione terziaria ha proprio il compito di aiutare le persone a far sì che il lutto non prolunghi, ma si risolva. Di solito il tempo di risoluzione di un lutto è di circa 2 anni. Quindi che il lutto segua il suo percorso naturale di questi 2 anni, perché anche se veramente sembra banale, però bisogna sempre ricordarlo, è normale stare male quando si è in lutto, perché se no non è un lutto. E quindi la Death Education aiuta a risolvere il lutto nella maniera migliore, affinché non degeneri appunto in un lutto prolungato, quindi oltre il tempo, oppure complicato. Infine, appunto, la competenza nell'affrontare il fine vita del lutto anticipatorio. Questo, appunto, abbiamo visto, è tipico della Death Education secondaria, come prevenzione secondaria. Quindi la capacità di saper gestire competentemente la notizia di morte di un proprio familiare, sia dal punto di vista del malato stesso, sia delle altre persone. Immagino che semplicemente parlandone, la cosa possa toccare anche se uno non l'ha vissuta, quindi questo fa capire fin da subito quanto ci sia un'estrema necessità di sostegno psicologico proprio per quanto riguarda, questa parte qua. Ecco, passiamo ai 5 fattori di comprensione della morte. Sono irreversibilità, ossia la concezione della morte come qualcosa di irreversibile, di cu cui non si può tornare indietro, quindi una volta fatta non è possibile rimediarle. La comprensione della morte come cessazione delle funzioni vitali, ossia dopo la morte tutte le funzioni biologiche del nostro corpo cessano. L'universalità, ossia la morte tocca a tutti. Non c'è chi morirà e chi non morirà, non ci sono persone che si sottrarranno alla morte. L'inevitabilità, appunto, e anche la causalità, ossia ci sono fattori che causano la morte. Questi 5 fattori, appunto, di una comprensione della morte, producono una idea adulta e matura della morte, in particolare, appunto, per quanto si parla di rappresentazioni della morte nell'età evolutiva. Come si suddividono appunto queste rappresentazioni? Dai 3 ai 5 anni il bambino vede la morte come una temporanea partenza, quindi magari pensa che la persona stia in uno stato di sonno e quindi la vive appunto come il sonno stesso, come una condizione reversibile. Viene meno quindi già il primo dei 5 fattori e viene da sé quindi che un bambino non ha sviluppato un'idea adulta e matura di morte a 3-5 anni. Dai 6 ai 9 anni la morte viene personificata tramite figure orrende, mostri, zombie, vampiri, i quali sono esorcizzabili in quanto inesistenti e facilmente vincibili. Ossia, la morte viene associata a appunto figure esterne all'essere umano. E quindi di queste figure magari si può ridere, ci si può scherzare su, e quindi sono vincibili nell'immaginario stesso del bambino. Un'altra data fondamentale sono gli 8 anni circa, in cui il bambino intuisce che la morte ha un punto di non ritorno. Dai 9 ai 12 anni, invece, la si percepisce come un evento finale universale, appunto, a cui nessuno si potrà sottrarre.
passati 12 anni, si arriva appunto all'adolescenza, in cui l'adolescente ha già acquisito tutti e cinque i fattori cognitivamente, quindi ha una rappresentazione della morte che è ormai adulta. L'unica cosa diversa rispetto al bambino e all'adulto nell'adolescente, quindi tipica di questa fascia d'età, è che la morte può essere considerata desiderabile in quanto liberatoria. Infatti, purtroppo la fascia degli adolescenti è quella che ha un'alta intenzione suicidaria. Per questo la death education è importante sia come prevenzione del suicidio, quando ancora questo fenomeno non si è presentato, sia, io direi, proprio indispensabile laddove qualche adolescente purtroppo ha deciso di porre fine alla propria vita. Quindi la death education si pone anche proprio come compito evolutivo quello di elaborare un lutto che è avvenuto tramite suicidio in adolescenza, in modo tale che questo magari non degeneri con quello che in psicologia si chiama effetto Werther. Ecco, focalizzandoci sulla morte per i bambini, noi da vari studi sappiamo che la prima esperienza di morte o di perdita, insomma, per un bambino, si può trasformare in ricordi che durano per tutta la vita e questo andrà pure a influenzare le opinioni sia sulla vita che sulla morte. Infatti, la prima esperienza di morte nel bambino va proprio a evocare una gamma di sentimenti, emozioni intensi tra loro, quindi c'è la paura, l'incredulità, il vuoto, il turbamento, la paura. Sono tutti sentimenti che si possono provare anche da adulto. Nell'affrontare un lutto, poi dipende dall'età del bambino, ci sono varie differenze. Ecco, però per quanto riguarda le sensazioni che provano, un bambino non è poi così tanto analfabeta per quanto riguarda le emozioni. Per quanto riguarda gli atteggiamenti verso la morte nei bambini, questi invece sono influenzati, quindi qua si parla prima che ci sia il bambino entri in contatto con un'esperienza diretta di morte, questi atteggiamenti che il bambino ha nei confronti della morte in sé sono influenzati continuamente da ciò che vedono e sentono alla TV, dai mass media, ecco. Quindi la morte viene recepita dal bambino come qualcosa che c'è anche appunto grazie ai mass media. Un'altra cosa appunto importante su cui soffermarci è il lutto infantile. Con lutto infantile proprio si parla della sensazione di dolore che il bambino prova quando vive la morte di una persona cara. Infatti, molto spesso, magari anche quando si parla di lutto genitoriale, si intende il bambino che ha perso il genitore. Invece no, con l'aggettivo che noi mettiamo accanto al lutto, definiamo la categoria che prova dolore. Quindi lutto infantile significa proprio i bambini che stanno vivendo un lutto. Quindi questi bambini, quando vivono un lutto, riescono a mobilitare quelle che sono le loro risorse interiori, quelle che potremmo appunto definire anche strategie di coping, per riuscire a fronteggiare appunto questa situazione stressante. Come fanno? In primis, grazie a un sostegno e a un incoraggiamento delle persone più care, dei caregivers, di quegli adulti di cui si fidano, quindi in primis i genitori stessi, i nonni, ecco, tutti coloro che vivono a contatto con il bambino in modo vicino. E la loro presenza è indispensabile affinché appunto mitighino quegli effetti negativi del lutto che il lutto ha sullo sviluppo emotivo e della personalità del bambino. Ecco, visto parlavamo appunto anche di resilienza prima, i bambini per esprimere la loro resilienza potenziale hanno bisogno appunto dell'abilità dell'adulto. L'adulto e l'ambiente sono fondamentali affinché il bambino ritorni al proprio stato psicologico di equilibrio iniziale. E quindi, soffermandosi invece proprio sulla morte del genitore, che è un evento emotivamente forte per un bambino, si ha proprio bisogno di un sostegno molto intenso. E il lutto, questa è una cosa molto importante anche per i progetti di death education a scuola,
Il lutto in età evolutiva viene risolto e gestito specialmente nella relazione tra i pari. Quindi per pari si intende proprio altri bambini. Quindi il sostegno anche di altri bambini, la relazione, il test delle relazioni con altri bambini aiuta il bambino che vive il lutto a risolvere il lutto stesso. Ecco, queste sono le manifestazioni di dolore psicologico e di lutto nel bambino. Abbiamo fasi di protesta, tristezze, ritiro emotivo, magari anche con pianti intensi, disperati, intensificazione appunto delle ansie che può provare, rabbia, regressione nel funzionamento dello sviluppo e il nascere di nuove paure. Alcuni di questi, magari appunto proprio per chi è più del campo psicologico, alcune di queste manifestazioni sono anche tipiche dell'adulto e, cosa che è sempre importante sottolineare anche per quanto riguarda l'adulto, il lutto non è un processo regolare, ossia sappiamo che circa dura 2 anni come data convenzionale e che è diviso in varie fasi, però non sono fasi che si susseguono specificatamente o che hanno una durata precisa. Si può passare dalla tristezza alla rabbia ripetutamente, possono avere un carattere oscillatorio, ognuno ha la propria elaborazione del lutto. L'importante è che le fasi che vengono vissute poi portino, visto che sono state vissute, devono essere vissute in maniera efficace, portino alla risoluzione della sensazione di lutto in sé. Ecco, passiamo invece al lutto adolescenziale. Anche il lutto adolescenziale colpisce gli adolescenti su diverse dimensioni, sia quella fisica che quella cognitiva, che quella emotiva e anche appunto interpersonale, cioè tra i rapporti che gli adolescenti hanno con le altre persone. Questo si inficia sicuramente anche sui fattori comportamentali, anche spirituali. Quindi gli adolescenti che affrontano gravi crisi di vita come la morte di un genitore, di un fratello, di un carissimo amico, secondo vari studi sono stati spinti più rapidamente all'età adulta e sono da un lato più ansiosi poiché hanno vissuto purtroppo sulla propria pelle la consapevolezza del non essere eterni, della finitudine delle persone e che in particolare quando si ha una morte traumatica, quindi una morte rapida, una morte inaspettata, in questo caso ecco, loro notano proprio l'assenza di prevedibilità della morte che appunto deriva da un evento del genere nelle loro vite, ma in più si considerano più maturi dei loro compagni non in lutto, proprio perché hanno dovuto mettere in atto delle strategie di coping, ossia delle strategie per far fronte a questa situazione. Un fattore purtroppo non positivo per quanto riguarda il lutto adolescenziale è che è particolarmente vulnerabile all'essere privato di diritti. Molto spesso l'adulto non comprende la morte di un altro ragazzo, di un amico, può essere anzi svalutata dagli adulti stessi. Magari si pensa che l'adolescente non sia in grado di soffrire poi così tanto per la morte di un compagno di classe, che uno si può giustificare dicendo vabbè, ma magari lo conoscevano appena, oppure non so, altre cose, altri fattori per cui un adulto liquida il lutto dell'adolescente, la sensazione negativa che prova l'adolescente mentre è in lutto. In particolare quando adolescenti vengono uccisi in incidenti stradali spericolati oppure per overdose di sostanze stupefacenti, in questi casi, a maggior ragione, l'adulto nega il dolore incolpando il defunto adolescente di fare scelte sbagliate. Ecco, mi preme tantissimo aprire una piccola parentesi qua, proprio perché sì, magari se l'è cercata, come si può dire nel senso comune, ma non l'ha voluta, no? Anche perché la domanda che bisogna farci prima di dare giudizi affrettati è proprio quella del perché
fatto questo? E molto spesso poi alla fine ci si risponde ci si dà delle risposte particolari e diverse, fortunatamente, dal se l'è andata a cercare, come ad esempio, magari non si era reso conto che un'altra prospettiva di visione, oppure per quanto riguarda la droga, l'overdose di droghe, ecco, magari l'adolescente bisogna anche capire come mai andava a ricercare la propria felicità, il proprio benessere, utilizzando sostanze stupefacenti a tal punto da rischiare la vita. Ecco, quindi quello che mi piace sempre sottolineare è quello di non essere superficiale, di non screditare mai la sofferenza altrui, perché sì, se l'altra persona soffre, ma voi non state soffrendo, questo non nega di per sé la sofferenza dell'altro. Quindi ecco, tornando agli adolescenti, questo tipo di colpa, come appunto gli incidenti o l'overdose, distoglie l'attenzione dal dolore dell'adolescente stesso e respinge il loro bisogno di supporto emotivo. Venendo alla Death Education, come intervenire? Quindi, praticamente, come si fa Death Education? In primis è proprio importante sapere che una genitorialità coerente e positiva e un'adeguata discussione in classe hanno un potentissimo impatto. Infatti, per quanto riguarda la genitorialità coerente e positiva, essa è fondamentale per quanto riguarda la risposta di un adolescente alla morte di un membro della famiglia, come abbiamo visto in precedenza, di un genitore o di un fratello. Inoltre, la discussione in classe, visto che abbiamo anche detto in precedenza, no, che l'aiuto tra pari è fondamentale per l'elaborazione del lutto per i bambini, anche una discussione in classe guidata da personale competente, dall'insegnante, ha un potentissimo impatto per educare i bambini e gli adolescenti alla morte, sia in un'ottica di prevenzione primaria, secondaria e terziaria. In questo caso, convenite con me che si moltiplicano le possibilità di intervento. Infatti, sia come caratteristica proprio principale, sia la scuola sia la famiglia devono essere un luogo in cui il bambino o l'adolescente si sente al sicuro per poter affrontare il tema della morte del fine vita. Sono dei temi che sono veramente molto delicati, in cui la possibilità di ledere l'altra persona o di rimanere male è molto alta. Quindi bisogna avere un luogo in cui non ci si sente giudicati, in cui si ha la possibilità di esprimere le proprie emozioni, le proprie sensazioni, le proprie opinioni, senza nessuna remora e senza nessuna paura di essere appunto visto male dai compagni o da un adulto. Infatti, purtroppo, in particolare per quanto riguarda sia la scuola che la famiglia, la mancata consapevolezza della morte da parte di un adulto porta a censurare quei temi relativi a questi argomenti stessi, che molto spesso vengono discussi utilizzando espressioni ingenue e incomprensibili. Queste espressioni, in particolare per quanto riguarda il bambino, non permettono a lui di elaborare un pensiero concreto che gli permetta proprio di comprendere che cosa ci sta al di là dello scherzo, della metafora, di come questa frase ironica magari viene letta dall'adulto. E per quanto riguarda gli adolescenti, un adulto che non si sa esprimere per quanto riguarda la morte può apparire anche come ridicolo. E questo imbarazzo che all'adulto nel non sapersi esprimere adeguatamente, comunque è mischiato al trapelamento della pericolosità della morte stessa. Ossia, l'adulto magari fa comprendere che la morte è qualcosa di pericoloso, però comunque non sa come dirlo, è imbarazzato. Ecco, bisogna stare attenti proprio perché, come vedremo poi nella slide, in questa slide, l'educatore, quindi educatore in senso lato, come l'insegnante, come l'adulto, come il familiare,
deve avere dei requisiti essenziali per poter fare una data education come si deve. Il primo, appunto, leggiamolo insieme, è quello che dice: deve aver avviato il processo di comprensione dei propri sentimenti di morte e aver ammesso non solo la sua esistenza, ma il suo pieno status nelle dinamiche del suo totale funzionamento della personalità. Ossia, non si può parlare di morte se prima non ci si è domandati che cos'è la morte per se stessi. Quindi bisogna comprendere che cos'è la morte per noi e quindi bisogna innanzitutto avere un'idea matura e consapevole di morte che ci permetta di affermare la sua esistenza e quindi di comprendere che impatto questo abbia sulla propria personalità. Inoltre deve essere formato e conoscere che cos'è la Death Education e deve essere in grado, questo è fondamentale proprio anche per i bambini e gli adolescenti, di utilizzare un linguaggio facile e comprensibile. Questo appunto evita incomprensioni da parte dei bambini e degli adolescenti che magari non sono in grado o non danno neanche credito all'utilizzo di un linguaggio metaforico ironico. Inoltre, appunto, l'educatore deve avere familiarità con la sequenza degli eventi evolutivi durante tutta la vita e avere una comprensione elevata dei problemi comuni ad essi associati. Ossia, un educatore deve comprendere che cosa parlare di morte può far scaturire, deve comprendere come una persona magari viva un lutto e quali problematiche la persona che vive un lutto ha e presenti. Poi abbiamo che ha bisogno di un'acuta consapevolezza delle grandi trasformazioni sociali in corso e delle loro implicazioni per i cambiamenti dei nostri modelli di atteggiamenti, pratiche comportamentali, leggi e principi legati alla morte. In particolare in questo periodo storico che vede una discussione bioetica molto forte per quanto riguarda appunto il tema del fine vita, l'educatore deve esserne a conoscenza. Ciò non significa necessariamente dover portare la propria opinione sopra quella degli altri, ma significa avere conoscenza di quali potrebbero essere le opinioni di tutti, proprio perché si sa quali atteggiamenti le persone possono avere anche alla luce delle leggi esistenti. Quindi magari oggi ci possiamo chiedere, rispetto a qualche anno fa, che cosa ne pensi del testamento biologico. Ecco. Per quanto riguarda invece il punto 6, l'educatore deve essere in grado di comunicare con i genitori degli adolescenti nella gestione del lutto e di altre questioni delicate. Appunto, laddove il genitore non sia competente di gestire efficacemente un evento di mortality science, l'educatore di Death Education deve essere un tramite perfetto che aiuti i giovani adolescenti a vivere bene la morte anche in famiglia. Passando appunto agli ultimi due punti, vediamo che appunto l'educatore efficace deve essere ben formato sulle tecniche di consulenza e di intervento in caso di crisi e che gli educatori di Death Education dovrebbero possedere abilità di valutazioni al fine di valutare i progressi degli studenti alla luce di obiettivi di corso predeterminati, ossia come obiettivo finale sia proprio quello di comprendere al meglio come il percorso di Death Education sta avendo un impatto sull'adolescente, su come magari si può dire aggiustare il colpo, ossia su come indirizzarsi al meglio su magari adolescenti che hanno più problemi ad affrontare questo discorso, come mai, anche se appunto, come dicevo prima, è sempre bene comprendere se all'interno del contesto di classe, magari in cui ci troviamo a fare un determinato intervento, se c'è stato un lutto importante entro i 2 anni di ciascuno studente e chiedere all'adolescente o al bambino se se la sente di partecipare all'intervento stesso e magari anche in che misura, magari se la sente di partecipare fino a un certo punto. Quindi rispettare la libertà dell'altro sempre. Quindi, concretamente, come fa l'educatore di Death Education a intervenire?
In primis deve dare, come abbiamo detto, delle informazioni realistiche sulla morte, liberandola così da quelle forme spettacolari, come abbiamo visto, tipiche dei mass media. Offrire appunto un vocabolario appropriato con cui dare parola alle emozioni. Ecco, qua si apre una parentesi molto importante, ossia molto spesso, proprio perché manca quel linguaggio sociale condiviso di cui parlavamo all'inizio, manca proprio la competenza nel saper esprimere le proprie emozioni per quanto riguarda questo tema. Magari uno, secondo me, se ne rende proprio conto quando è sul campo, ossia vedi come semplicemente il dar vita, il dar parola a delle emozioni permette di rendersene conto e permette proprio di cambiare radicalmente l'atteggiamento e le sensazioni che si ha nei confronti della perdita. Quindi veramente un obiettivo fondamentale è proprio quello di restituire le parole non a chi non ne ha, ma a chi non sa quale parole utilizzare. Quindi far sì che la persona si esprima, riesca a sconfiggere quella che noi psicologi chiamiamo alessitimia, ossia l'incapacità proprio di dare un nome alle proprie emozioni e di comunicarle. Infine, poi abbiamo ricercare temi che valorizzano la vita, poiché sì, parliamo di morte, ma la morte è comunque la tappa finale della vita. Quindi, cioè sì, la morte. Ma la morte è un aspetto di un grande contesto che si chiama vita. E valorizzare la vita parallelamente all'elaborazione di quelle perdite che si è subito in passato. Quindi andare anche a vedere come le perdite subite in passato hanno valorizzato la nostra vita. È importante, infine, come dicevo anche poco fa, incentrare la realtà educativa sulla persona. E focalizzarci attentamente sulla dimensione esistenziale degli studenti. Ci si può trovare di fronte a bambini, adolescenti che possono essere di una religione diversa dalla nostra, che possano avere idee di morte e del fine vita completamente diverse dalle nostre. E quindi bisogna sempre avere la delicatezza di usare queste informazioni per fare del bene all'altro, ossia per far elaborare la morte in maniera positiva. Un esempio, chi è religioso e magari dice: ah, Dio ha voluto che il mio genitore morisse. Non bisogna far crollare la religione di quel bambino o di quell'adolescente. E quindi dar così adito al suo pensiero negativo, ossia che Dio ha voluto punirlo. E quindi vedere la morte come punizione. Ma bisogna far sì che il bambino e l'adolescente comprendano che non è Dio che ha voluto specificatamente che il suo genitore morisse, ma che nel grande cerchio della vita la morte è qualcosa che accade naturalmente. Quindi bisogna accogliere le fragilità di ognuno, proseguendo nel discorso, e mantenere la centralità dello studente e del suo empowerment. Cosa significa empowerment? Empowerment significa dare potere, ossia dare la possibilità alla persona di diventare più forte. E questo come lo si ottiene? Lo si ottiene sia grazie al rispetto della sua libertà, appunto, come dicevo poc'anzi, sia all'adattamento dei contenuti alle sue capacità di apprendimento. Infatti, un buon esercizio di morte, un buon intervento di death education permette di sviluppare sia adeguate strategie di coping, sia una crescita post-traumatica. Ossia, c'è una grande branca della psicologia che studia questo aspetto, ossia andare a vedere come il trauma, appunto un trauma forte come potrebbe essere la morte in particolare, riesca a far sviluppare alle persone che lo stanno vivendo e che lo hanno affrontato e che ne sono uscite fuori, riesca a far sviluppare delle strategie di coping maggiori rispetto agli altri, che gli diano una determinazione più alta. Quindi non sempre da una disgrazia si può
ottenere qualcosa di negativo. Bisogna essere molto resilienti, bisogna avere una determinazione tale e appunto ricorrere all'aiuto di chi ce lo può offrire, come quando andiamo dal medico perché ci siamo fatti male, ricorrendo all'aiuto di esperti si può addirittura non solo guarire da un determinato malessere psicologico, ma si può addirittura crescere dopo aver vissuto un trauma. Questo è un messaggio veramente bellissimo che la ricerca ci offre. Quindi mi sento proprio di affermare che la Death Education dovrebbe essere insegnata in tutte le scuole di ordine e grado, dall'elementare all'università. In particolare, aggiungo, nelle professioni sanitarie. Come dicevo un po' all'inizio, avere personale che può dare sostegno psicologico nelle strutture sanitarie e più che altro che sia formato su questi argomenti è essenziale. È essenziale perché trovarsi di fronte a uno psicologo che non ha le parole adatte forse è ancora peggio di non averlo nemmeno. Quindi è fondamentale che si dia un servizio degno del dolore che la persona sta vivendo. Infine, appunto, mi collego all'ultimo punto, è importante avere persone competenti che aiutino nella Death Education, sia come ruolo, ripetiamo, primario, secondario e terziario. Quindi, quando gli studenti vengono informati correttamente, addirittura diminuiscono i loro livelli di ansia, come vi farò vedere tra poco, brevemente, nelle ricerche. Come concretamente si può svolgere un intervento di Death Education? Allora, in primis ci si può fare un riferimento alle discipline biologiche, quindi si può fare un parallelo con la morte degli animali. Si può fare percorsi di Death Education in classe che abbiano tema letterario, quindi si rifacciano all'educazione civica, storia, ad esempio, leggere opere con biografie di persone destinate a morire. Quindi anche semplicemente un intervento di Death Education all'interno di una classe con la professoressa o il professore di italiano potrebbe essere quello di semplicemente esprimere che cos'è la morte, far esprimere un elaborato scritto ai ragazzi su che cos'è la morte alla luce di un libro letto. O anche appunto alla luce della narrazione di biografie di personaggi segnati da problemi bioetici, ad esempio persone con malattie terminali. Si possono utilizzare ad esempio le ricorrenze come la festa dei morti per chiedere ai bambini e agli adolescenti che cos'è per loro la morte. Infine ci sono appunto tutte queste cose possono essere declinate come modalità. Parlavo appunto di scrittura riferendomi a un corso di italiano, però può essere anche lettura, discussione in classe, produzioni artistiche, disegni, fotografie. Fotografie anche, c'è una tecnica che si chiama photo voice, per cui uno chiede come compito quello di fotografare che cos'è la morte per lui, dare un titolo a questa fotografia in gruppo e discuterne insieme. Oppure addirittura delle rappresentazioni esperienziali, come potrebbe essere il role playing o lo psicodramma. Ecco, io qua vi presento, proprio per non dirvi, per non, insomma, per dimostrarvi che non vi sto parlando di aria fritta, determinate ricerche di cui sono, insomma, ho fatto parte del team, della professoressa Testoni, che proprio dimostrano quanto affermato in questa, mia relazione. La prima appunto tratta di un percorso di bibliodramma, ossia psicodramma biblico, all'interno di scuole italiane che hanno preso parte a un percorso di Death Education primario. Quindi, che cos'è il bibliodramma, o meglio, che cos'è lo psicodramma? Lo psicodramma è un metodo psicoterapico nel quale io mi sto formando alla scuola di Giovanni Boria. E che permette, sintetizzo veramente in due parole anche perché penso di aver poco tempo, permette, dà un valore esperienziale perché permette di mettere in scena e di rappresentare quindi il vissuto della persona. Infatti, in questo progetto abbiamo utilizzato delle tecniche psicodrammatiche, ossia abbiamo fatto interpretare agli studenti delle scuole superiori italiane in 5-6 regioni in tutta Italia, che
che appunto facendo questo percorso di Data Education che si divideva in una parte teorica, in una parte esperienziale con lo psicodramma, in una parte di discussione di gruppo, sono riusciti ad abbassare i propri livelli di alessitimia, che come vi dicevo era proprio la capacità di comprendere e di esprimere le proprie emozioni, e degli atteggiamenti negativi nei confronti della morte, ossia la paura della morte è diminuita. E l'evitamento alla morte. Questo che cosa ha fatto? In primis ha reso la rappresentazione della morte meno traumatica e gli ha fornito quel linguaggio necessario per poter esprimere le proprie sensazioni a riguardo. Un altro studio recente del 2020, sì, dal titolo Beyond the Wall, ha investigato quegli effetti psicologici in ragazzi che hanno fatto appunto il percorso di Data Education in due città del nord Italia. Queste due città erano caratterizzate da purtroppo un alto tasso di suicidio e l'intervento è stato proprio significativo. In questo intervento è stato utilizzato appunto il photo voice e lo psicodramma assieme, combinati, quindi produrre fotografie inerenti alla vita e alla morte, discuterne assieme e appunto rappresentazioni psicodrammatiche. E questo intervento è stato significativo in quanto ha migliorato l'abilità di riconoscere le emozioni e comunicarle verbalmente, cioè l'alessitimia, e ha mantenuto stabile le caratteristiche iniziali come il benessere. Questo è un punto che tengo sempre a sottolineare. Abbiamo proprio voluto misurare il benessere per vedere se cambiava all'interno dei ragazzi, dei bambini. Sì, dei ragazzi in questo caso, proprio perché è fondamentale che questo non subisca alterazioni in negativo. Quindi è importantissimo notare come parlare di morte in modo consapevole fa sì che il benessere resti stabile. Infine, con una ricerca che ancora non è stata pubblicata, ma che è sotto revisione, quindi do proprio un'anteprima, il progetto My Future, anche questo è stato fatto in provincia di Vicenza e in particolare in una scuola in cui c'erano stati due casi di morte e elaborazione di lutto traumatico, in quanto la prima morte era avvenuta per un incidente stradale di un ragazzo e la seconda invece per un suicidio, si pensa fosse dovuto proprio all'incidente del primo. E quindi c'è stato un intervento di psicodramma e meditazioni con campane tibetane tenuto da una psicodrammatista eccezionale, questo addirittura l'ha fatto prima di essere la mia insegnante, che è Lucia Moretto, ecco, che ha avuto appunto dei risultati meravigliosi, in quanto questi ragazzi che hanno partecipato a sessioni di psicodramma, di meditazione, di discussione collettiva riguardo la morte, hanno avuto una diminuzione della paura della morte e una diminuzione nella tendenza di evitare di parlare di morte. Quindi l'elaborazione del loro lutto traumatico gli ha permesso benessere personale e resilienza. Concludo con una frase che a me ha colpito tantissimo proprio la prima volta che ho letto il libro L'ultima nascita, psicologia del morire e Death Education della professoressa Testoni, che dice così: qualsiasi processo autenticamente formativo non può prescindere dal principio secondo cui si diventa adulti imparando ad abbandonare l'ambivalenza impotenza onnipotenza, quindi accettando la realtà del limite e della perdita. Ecco, questa secondo me è una frase di una potenza incredibile, poiché ci pone di fronte ad una realtà dalla quale non possiamo prescindere. Ci dice infatti che si diventa adulti, ossia si può veramente crescere e portare i nostri ragazzi a compiere un'età evolutiva, un processo di età evolutiva consapevole, quando si impara ad abbandonare il concepirsi come onnipotenti e si va ad accettare la realtà del limite della perdita, ossia che noi siamo persone limitate e che perderemo il prossimo e anche noi stessi. Ecco, questo secondo me è alla base della sfida della Death Education all'interno dell'età evolutiva. E con questo io vi ringrazio. Grazie Gianmarco per insomma, tutte le riflessioni che
ci ha permesso di fare. Colpisce molto quest'idea che prendere maggiore consapevolezza della nostra fine, della nostra finitudine, può anche aiutarci a vivere meglio, a vivere con maggiore consapevolezza la nostra vita. Il tempo è finito, però se qualcuno magari ha qualche domanda, ci ritagliamo ancora 5 minuti, 5-10 minuti, ecco, per rispondere. Quindi vi invito eventualmente a fare delle domande dalla barra, insomma, sulla destra. È così. Ci chiedono anche se un approfondimento, magari, se puoi spendere due parole sulla relazione con la religione, cioè quanto Sì. l'essere religiosi o aderire a qualche fede possa in qualche modo aiutare in un percorso di death education, oppure se no, ecco. Beh, ecco, la dimensione della religione in sé, cioè non si devono, è deontologicamente scorretto fare un percorso improntato su una determinata religione in particolare. C'è una cosa che accomuna tutte le religioni, e quindi quando si parla è preferibile parlare di spiritualità piuttosto che di religione, ossia l'importanza è quella di far sviluppare laddove è presente un senso di spiritualità positivo. Quindi se io favorisco una spiritualità positiva e magari, come hanno dimostrato anche altre ricerche, una visione della morte come passaggio piuttosto che annientamento, favorisco il benessere della persona a cui io sto facendo l'intervento. Quindi la religione non è qualcosa che di per sé ostacola o non va utilizzato, ma sta proprio nella libertà espressiva di chi ho davanti. Io rispetto l'altro per la sua religione, però proprio per aiutarlo a vivere una religiosità positiva, non posso e non devo dirgli che è Dio che ha voluto la morte o è Dio che lo ha punito. Devo far sì che lui sviluppi nei confronti di Dio un atteggiamento positivo, così come lo deve sviluppare nei confronti della morte e delle altre cose importanti della vita. Non so se, non ho, cioè, non so se la domanda era più o meno questa. Sì, penso di sì, nel caso ci chiederanno ancora. Un'altra domanda, Ok. anche questa importante, credo, perché nella nostra società, nella società attuale, è così difficile accettare la morte, dato che comunque fa parte della vita? Quindi, Eh sì, in realtà un qua quesito. torniamo al, sì, qua torniamo al discorso iniziale. È difficile accettarla proprio perché è stata completamente censurata. La morte non viene più vissuta come qualcosa di naturale. Cioè, nessuno pensa che quando qualcuno nasce, poi sarà destinato a, che quella è una fase essenziale. Si cerca in tutti i modi di evitarla, si cerca di prolungare la vita all'estremo e non è un male, nel senso, lungi da me l'idea che sia un male che l'età media si sia innalzata, perché è meraviglioso poter vivere fino a un'età così longeva. La domanda che bisogna farsi, secondo me, è questa: è più importante vivere o come vivere? Perché se è importante vivere a prescindere da tutto, è un conto, ma se è importante per la propria dignità vivere con un certo criterio, appunto, vivere dignitosamente, e allora io poi mi devo porre il problema della morte, di come morire, perché la parte finale della vita riguarda il come io morirò. Quindi, non aver censurato completamente questo passaggio implica che non si sappia proprio come parlarne. Non sapendo come parlarne, si crea confusione, si creano dei meccanismi, appunto, per cui si tende proprio ad ignorare, a non pensarci.
Purtroppo si sta un po' uccidendo la morte, scusate, magari la frase può essere contraddittoria, però si sta cercando di uccidere la morte, ma no, non possiamo uccidere la morte, ecco. Grazie. Un altro tema interessante che viene sollevato è la death education con gli adulti, in Sì. quanto ci si chiede se è più difficile fare interventi con loro, forse per via del fatto che siano mentalmente, dicono, meno ricettivi, malleabili, magari più in grado forse di affrontare questo tema, più abituati a non farlo. Se vuoi esprimere un Beh, pensiero a riguardo. allora, la difficoltà, allora, fortunatamente in linea di massima mi viene da dire di no, perché appunto molto spesso un adulto che non sa esprimere un concetto di morte è stato anche un bambino tendenzialmente che non è stato in grado di saperlo esprimere. Quindi, quando si può risvegliare anche un adulto, nel senso quando a un adulto gli viene restituita la possibilità di sapersi esprimere, anche l'adulto recepisce fortunatamente bene determinati concetti. Ci può essere una personalità più cristallizzata magari su determinati pregiudizi, su determinati concetti. Però appunto l'importante è utilizzarli, come facevo appunto l'esempio prima della religione, utilizzarli in senso positivo, quindi sfruttare le risorse che ha l'adulto e le concezioni della morte dell'adulto, non per modificare radicalmente, cioè, l'obiettivo della death education non è quello di modificare radicalmente il pensiero della morte, perché quello che dice la death education è giusto e quello che dicono gli altri è sbagliato, ma è riformulare un pensiero rispettando la soggettività e riformulare un pensiero che abbia come obiettivo quello di aiutare la persona a gestire la morte e il fine vita in una maniera consapevole e in una maniera matura. Quindi l'adulto, no, magari ci sono adulti problematici come ci sono bambini problematici, anche perché, parliamoci, i bambini che magari devono affrontare questo tema, un genitore non gliene ha mai parlato, cioè no, ogni settore ha i suoi rischi, ecco, e sono dei bei rischi. Immagino, Sì. immagino. Andiamo su un'ultima domanda, vedo che fioccano, ma magari cioè, lasceremo poi anche il tuo contatto, così eventualmente hanno modo anche di contattarti, sentirti, rivolgersi direttamente a te. Allora, ci chiedono un po' quanto i social, un po' secondo te, hanno influenzato la rappresentazione adolescenziale della morte. Cioè, oggi fioccano magari situazioni con video, magari di ragazzi con malattie terminali che postano foto, raccontano la loro esperienza. Quindi quale ruolo può giocare i social in termini della rappresentazione della morte? Ecco, allora è una questione piuttosto delicata e la questione si chiama dei continuing bonds, ossia dei legami continui. Ci sono due grandi scuole di pensiero. La prima che dice che avere legami con la persona defunta è sbagliato perché la persona non si slegherà mai e non lascerà mai andare via la persona che non c'è più. In particolare contestualizzata sul ruolo di internet e dei social media, ossia io posto le fotografie del defunto, commento il suo profilo, lo aggiorno, lo taggo, posto foto vecchie, quindi cerco di ricreare un'interazione. L'altra parte degli studi invece dimostra che il continuing bonds aiuta nell'elaborazione del lutto. Dove sta la verità? Sempre comunque contestualizzando per stare fedele alla domanda, lo sto contestualizzando ai social. Ecco, dove sta la verità? Secondo me un po' nel mezzo, nel senso, il problema è la visione, la percezione che la persona ha di come sta vivendo la situazione, ossia, se io ho un lutto complicato, quindi sto malissimo, ho delle patologie che inficiano tantissimo sul mio benessere. Fare quella determinata azione sui social mi può acutizzare il mio malessere.
Se invece io lo faccio gradualmente per distaccarmi da quella persona, con un criterio logico e con un criterio più che logico mi viene a dire ponderato, allora non c'è niente di male, anzi, cioè comunque io penso magari anche a delle tradizioni tipiche, magari più passate o anche presenti, attuali nel Madagascar, in cui le persone defunte vengono ritirate fuori dai loro loculi ogni volta che c'è questa festa all'interno dei paesi, le salme vengono tirate fuori e vengono riportate alla luce dei defunti proprio perché si vuole ristabilire questo legame con loro. Quindi, come dire, l'utilizzo dei social per mantenere un legame con la persona defunta ha senso nella misura in cui questo non è, non crea danno. Quindi può aiutare un distacco, appunto, prima, ecco, collegandomi al discorso, stavo per dire, prima le persone non veniva fatto un funerale subito dopo un giorno. C'erano le veglie, veniva molto più vissuto. Quindi, quando parlo anche di mancanza di linguaggio sociale, manca anche quello, manca una condivisione della morte. Quindi, ecco, ritornando ai continuing bonds e quindi al continuare un legame con la persona defunta, utilizzare Facebook tutti i giorni e riuscire, o meglio, annientare la propria vita per scrivere su Facebook alla persona che non c'è più è un conto. Scrivere in determinate occasioni un saluto, qualcosa, se ti fa sentire meglio, perché no? Ecco, qui la letteratura è proprio discordante, quindi cerco di dare un colpo alla botte politically correct. Ecco. Bene, grazie Gianmarco. Direi sì, di concludere qui. Grazie ancora per il tuo intervento. Insomma, vedo che è stata anche tanto gradita dai commenti che ci sono arrivati. Comunque, quindi Grazie. grazie ulteriore. E niente, vi invitiamo un po' i partecipanti anche ai prossimi appuntamenti che tendenzialmente sono il giovedì e il martedì, quindi a seguire dalla pagina. Proveremo insomma a mettere anche la registrazione di questo webinar comunque nei prossimi giorni, così coloro che non hanno potuto partecipare, ecco, potranno comunque prenderne parte. Grazie ancora e buona serata. Grazie, grazie Salvo, grazie a tutti voi, grazie.